connubio innovazione e giovani va sempre di pari passo. Ecco, da questo punto di vista l'ottagono può essere qualcosa, e l'Istituto Europeo di Design che cosa vuol portare di questo connubio tra giovani e innovazione? In questo contesto, ma anche fuori. Guardi, io dell'ottagono quasi non sapevo, però quando passavo da questa galleria sempre dicevo: dobbiamo portare in galleria le cose che facciamo, perché la nostra campagna di comunicazione quest'anno si intitola This is YED, questo è lo YED, cioè noi facciamo vedere quello che i nostri ragazzi fanno, nient'altro. E quindi ho sempre pensato alla galleria come luogo dove tutti potessero vedere questo, non solo i ragazzi che poi si iscrivono, ma la gente comune, i genitori, i turisti. Poi, appunto, interessandomi su come venire in galleria, ho scoperto che c'è questa iniziativa, e quindi addirittura con la società che organizza questa cosa, con le istituzioni, la provincia, il comune, noi siamo disponibilissimi a mettere in questo ottagono le cose migliori. Noi per esempio sabato 20 faremo Maion Show, che è una sfilata il giorno prima della settimana della moda, con 6 collezioni fatti dai nostri ragazzi, frutto di una selezione con una giuria presieduta da Carla Sozzani, Valentino, il responsabile del marchio Valentino, e ragazzi che hanno disegnato delle linee di moda prodotte da 6 aziende e sfileranno nel nostro teatro. Se volessero l'anno prossimo farla in galleria, noi la facciamo in galleria. Milano, capitale della moda, dal punto di vista del design, come è messa Milano? Ma guardi, come al solito noi, almeno questa è una mia opinione, facciamo fatica a fare sistema, quindi siamo trainati dalle punte, e anche nel design abbiamo, grazie mi pare anche a questi grossi architetti che vanno a fare anche grandi opere, che diventano famosi nel mondo e che poi non si limitano alle grandi opere, a ricaduta tutto ciò che è disegno italiano è molto ben visto. Ecco, se dicessi che noi facciamo sistema come magari fanno i paesi nordici, via, questo come al solito facciamo fatica, però noi siamo sollecitati da ogni angolo del mondo a portare il design italiano. Non voglio anticipare iniziative che tra l'altro abbiamo in ballo con la fiera al comune per andare in Oriente, noi siamo presenti a San Paolo, a Rio de Janeiro, col comune di Rio de Janeiro abbiamo ricostruito il vecchio casinò sulla spiaggia di Urca sotto il Pan di Zucchero, e il comune ce l'ha dato in beneficio d'uso per 50 anni, era chiuso, abbiamo un luogo mitico, è come se la Scala di Milano fosse stata abbandonata e ce la ridanno da ricordare, quindi a Rio, poi siamo a Barcellona, Madrid, poi Venezia, abbiamo ripreso un'isola che era base militare abbandonata, non da soli, con una società che ha messo un cantiere per il restauro delle navi in legno, e anche lì all'isola Certosa, anzi sono di ritorno dalla mostra del cinema, e dove si è trovata sulla nostra isola, chiamiamo così, poi noi siamo la commissione della Biennale Cinema, in gran segreto si riunisce all'isola e non so se posso dirlo, ci hanno lasciato per sbaglio, ma è un'eredità preziosissima, i fogli della lavagna di carta con su tutti i loro appunti, quindi li esporrò nella sede, veramente. E questo è per dire il tipo di interconnessione. Design, per tornare alla sua battuta, secondo me il design italiano è molto ben visto, potremmo fare molto di più. Poi noi in sé siamo molto conosciuti e sollecitati da ogni dove. Grazie.